Apocalisse di Giovanni. La rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli ha data per mostrare ai suoi servitori le cose che debbono avvenire in breve, ed egli l'ha fatta conoscere mandandola per mezzo del suo angelo al suo servitore Giovanni, il quale ha attestato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, tutto ciò che egli ha veduto. Beato chi legge! E beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e serbano le cose che sono scritte in essa, poiché il tempo è vicino. Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia, grazia a voi e pace da colui che è, che era e che viene, e dai sette spiriti che sono davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il fedele testimone il primogenito dei morti e il principe dei re della terra. A lui che ci ama e che ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue e ci ha fatto essere un regno e sacerdoti all'Iddio e Padre suo, a lui siano la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, che è che era e che viene, l'onnipotente. Io, Giovanni, vostro fratello, e partecipe con voi della tribolazione del regno e della costanza in Gesù ero nell'isola chiamata Patmo a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui rapito in spirito nel giorno di domenica e udii dietro a me una grande voce come di una tromba che diceva: Quello che tu vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese: a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. E io mi voltai per vedere la voce che mi parlava, e come mi fui voltato vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno somigliante ad un figliuolo di uomo, vestito d'una veste lunga fino ai piedi e cinto d'una cintura d'oro all'altezza del petto. E il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come candida lana, come neve, e i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco. E i suoi piedi erano simili a terzo rame arroventato in una fornace, e la sua voce era come la voce di molte acque. Ed egli teneva nella sua mano destra sette stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta, e il suo volto era come il sole quando splende nella sua forza. E quando lo ebbi veduto caddi ai suoi piedi come morto, ed egli mise la sua mano destra su di me dicendo non temere. Io sono il primo e l'ultimo e il vivente. E fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'ades. Scrivi dunque le cose che hai vedute, quelle che sono e quelle che devono avvenire in appresso, il mistero delle sette stelle che hai vedute nella mia destra e dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri sono le sette chiese. Capitolo 2. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi, queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere e la tua fatica e la tua costanza e che non puoi sopportare i malvagi. E hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli e non lo sono, e li hai trovati mendaci. E hai costanza e hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque donde sei caduto e, oh, e ravvediti, e fa le opere di prima. Se no, verrò a te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. Se tu non ti ravvedi, ma tu hai questo, che odi le opere dei nicolaiti, le quali odio anche io. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese: A chi vince, io darò a mangiare dell'albero della vita che sta nel Paradiso di Dio. E all'angelo della Chiesa di Smirne scrivi: Queste cose dice il primo e l'ultimo che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione e la tua povertà, ma pure sei ricco, e le calugne lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione perché siate provati, e avrete una tribolazione di dieci giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese, chi vince non sarà punto offeso dalla morte seconda. E all'angelo della chiesa di Pergamo scrivi, queste cose dice colui che ha la spada acuta a due tagli, io conosco dove tu abiti, cioè laddove è il trono di Satana, eppure tu ritieni fermamente il mio nome e non rinnegasti la mia fede, neppure nei giorni in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi dove abita Satana. Ma ho alcune poche cose contro di te, cioè che tu hai quivi di quelli che professano la dottrina di Balaam, il quale insegna a Balak a porre un intoppo davanti ai figliuoli di Israele. Inducendoli a mangiare delle cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Così hai anche tu di quelli che in simile guisa professano la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, se no verrò tosto a te e combatterò contro a loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. A chi vince io darò della manna nascosta e gli darò una petruzza bianca e sulla pietruzza scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. E all'angelo della chiesa di Tiati scrivi, Queste cose dice il figliuolo di Dio che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i cui piedi sono come terzo rame. Io conosco le tue opere e il tuo amore e la tua fede e il tuo ministero e la tua costanza e che le tue opere ultime sono più abbondanti delle prime. Ma ho questo contro a te, che tu tolleri quella donna Jezabel che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. E io le ho dato tempo per ravvedersi, ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore, e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si ravvedono delle opere di essa. E metterò a morte i suoi figliuoli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le reni e i cuori, e darò a ciascuno di voi secondo le opere vostre. Ma gli altri di voi, intiatiri, che non professate questa dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico: Io non vi impongo altro peso, soltanto quello che avete tenetelo fermamente finché io venga. E a chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, io darò potestà sulle nazioni ed egli le reggerà con una verga di ferro, frantumandole a mo' di vasi di argilla, come anche io ho ricevuto podestà dal Padre mio. E gli darò la stella mattutina. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Capitolo 3 E all'angelo della chiesa di Sardi scrivi, queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere, tu hai nomi di vivere e sei morto. Sii vigilante e rafferma il resto che sta per morire, perché non ho trovato le opere tue compiute nel cospetto del mio Dio. Ricordati dunque di quanto hai ricevuto e udito, e serbalo e ravvediti che se tu non vegli io verrò come un ladro, e tu non saprai a quale ora verrò su di te. Ma tu hai alcuni pochi in sardi che non hanno contaminato le loro vesti, essi cammineranno con me in vesti bianche, perché ne sono degni. Chi vince sarà così vestito di vesti bianche ed io non cancellerò il suo nome dal libro della vita e confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei Suoi angeli. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. E all'angelo della Chiesa di Filadelfia scrivi: Queste cose dice il Santo, il Verace, colui che ha la Chiave di Davide. Colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, io ti ho posta dinanzi una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai servata la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, io ti do di quelli della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono ma mentiscono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi dinanzi ai tuoi piedi e conosceranno che io ti ho amato. Perché tu hai serbata la parola della mia costanza, anche io ti guarderò dall'ora del cimento che ha da venire su tutto il mondo per mettere alla prova quelli che abitano sulla terra. Io vengo tosto, tieni fermamente quello che hai affinché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince io lo farò una colonna nel Tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. E scriverò su lui il nome del mio Dio, e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso all'Idio mio, e il mio nuovo nome. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi, queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente, o fossi tu pure freddo o fervente. Così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Poiché tu dici, io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti, e miserabile, e povero, e cieco e nudo, io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco, affinché tu arricchisca, e delle vesti bianche, affinché tu ti vesta e non apparisca la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungertene gli occhi, affinché tu vegga, tutti quelli che amo io li riprendo e li castigo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. A chi vince io darò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col padre sul suo trono. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Capitolo 4. Dopo queste cose io vidi ed ecco una porta aperta nel cielo e la prima voce che avevo udita parlante con me a guisa di tromba mi disse, Sali qua e io ti mostrerò le cose che debbono avvenire da ora innanzi. E subito fui rapito in ispirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono v'era uno a sedere. E colui che sedeva era nell'aspetto simile a una pietra di diaspro e di sardonico, e attorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo somigliava ad uno smeraldo, e attorno al trono c'erano ventiquattro troni. E sui troni sedevano ventiquattro anziani vestiti di vesti bianche e avevano sui loro capi delle corone d'oro. E dal trono procedevano lampi e voci e tuoni. E davanti al trono c'erano sette lampade ardenti, che sono i sette spiriti di Dio. E davanti al trono c'era come un mare di vetro simile al cristallo. E in mezzo al trono e attorno al trono quattro creature viventi piene di occhi davanti e di dietro. E la prima creatura vivente era simile ad un leone, e la seconda simile a un vitello, e la terza aveva la faccia come d'un uomo, e la quarta era simile ad un'aquila volante. E le quattro creature viventi avevano ognuno sei ali. Ed erano piene di occhi all'intorno e di dentro e non restavano mai giorno e notte di dire Santo, santo, santo è il Signore, Dio l'onnipotente che era, che è e che viene. E ogni volta che le creature viventi rendono gloria e onore e grazie a colui che siede sul trono, a colui che vive nei secoli dei secoli, i ventiquattro anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli, e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: Degno sei, O oh Signore, e il Dio nostro di ricevere la gloria e l'onore e la potenza poiché tu creasti tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create capitolo 5 e vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori sigillato con sette suggelli e vidi un angelo potente che bandiva con grande voce, chi è degno di aprire il libro e di romperne i suggelli? E nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro o guardarlo. E io piangevo forte perché non s'era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro o di guardarlo. E uno degli anziani mi disse non piangere ecco il leone che è della tribù di Giuda, il rampollo di Davide ha vinto per aprire il libro e i suoi sette suggelli. Poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi che pareva essere stato immolato, ed aveva sette corna e sette occhi che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Ed esso venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono e quando ebbe preso il libro le quattro creature viventi e i ventiquattro anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi che sono le preghiere dei santi, e cantavano un nuovo cantico dicendo tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i suggelli, perché sei stato immolato e hai comprato a Dio col tuo sangue gente d'ogni tribù, lingua e popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra e vidi e udì una voce di molti angeli attorno al trono e alle creature viventi e dagli anziani, e il numero loro era di miriadi di miriadi e di migliaia di migliaia che dicevano con grande voce. Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e l'onore e la gloria e la benedizione e tutte le creature che sono nel cielo e sulla terra e sotto la terra e sul mare, e tutte le cose che sono in essi, le udì che dicevano, a colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione e l'onore e la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. E le quattro creature viventi dicevano Amen, e gli anziani si prostrarono e adorarono. Capitolo 6 poi vidi quando l'agnello ebbe aperto uno dei sette suggelli, e udii una delle quattro creature viventi che diceva con voce come di tuono: Vieni!. E vidi ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava aveva un arco, e gli fu data una corona, ed egli uscì fuori da vincitore e per vincere. E quando ebbe aperto il secondo suggello, io udii la seconda creatura vivente che diceva: Vieni! E uscì fuori un altro cavallo, rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. E quando ebbe aperto il terzo suggello, io udii la terza creatura vivente che diceva: Vieni! e io vidi ed ecco un cavallo nero. E colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano e udì come una voce in mezzo alle quattro creature viventi che diceva un chenice di frumento per un denaro e tre chenici d'orzo per un denaro e non danneggiare né l'olio né il vino e quando ebbe aperto il quarto suggello io udì la voce della quarta creatura vivente che diceva vieni e io vidi ed ecco un cavallo giallastro e colui che lo cavalcava aveva nome la morte e gli teneva dietro l'Hades e fu loro data potestà sopra la quarta parte della terra di uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le fiere della terra. E quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa e gridarono con grande voce, dicendo fino a quando, O oh nostro Signore che sei santo e verace, non fai tu giudicio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? e a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po di tempo, finché fosse completato il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro. Poi vidi quando ebbero aperto il sesto sugello e si fece un grande terremoto, e il sole divenne nero come un cilicio di crine, e tutta la luna diventò come sangue, e le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico scosso da un grande vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. E il cielo si ritrasse come una pergamena che si arrotola, ed ogni montagna ed ogni isola fu rimossa dal suo luogo, e i re della terra, e i grandi, e i capitani, e i ricchi, e i potenti, e ogni servo, e ogni libero, si nascosero nelle spelonche e nelle rocce dei monti, e dicevano ai monti e alle rocce Cadeteci addosso e nascondeteci dal cospetto di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il grande giorno della sua ira e chi può reggere in piedi? Capitolo 7 Dopo questo io vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro canti della terra, ritenendo i quattro venti della terra finché non soffiasse vento alcuno sulla terra, né sopra il mare, né sopra alcun albero. E vidi un altro angelo che saliva dal sollevante, il quale aveva il suggello dell'idio vivente, ed egli gridò con grande voce ai quattro angeli ai quali era dato di danneggiare la terra e il mare dicendo, non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché abbiamo segnato in fronte col suggello i servitori del Dio nostro. E udì il numero dei segnati, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figliuoli di Israele. Della tribù di Giuda 12.000 segnati, della tribù di Ruben 12.000, della tribù di Gad 12.000 della tribù di Azer 12.000, della tribù di Neftali 12.000, della tribù di Manasse 12.000, della tribù di Simeone 12.000, della tribù di Levi 12.000, della tribù di Zaccar 12.000, della tribù di Zabulon 12.000, della tribù di Giuseppe 12.000, della tribù di Beniamino 12.000 segnati. E dopo queste cose vidi ed ecco una grande folla che nessun uomo poteva noverare di tutte le nazioni e tribù e popoli e lingue che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello vestiti di vesti bianche e con delle palme in mano e gridavano con grande voce dicendo la salvezza appartiene all'Iddio nostro il quale siede sul trono ed all'agnello. E tutti gli angeli stavano in piedi attorno al trono e agli anziani e alle quattro creature viventi, e si prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono il Dio, dicendo: Amen, all'Iddio nostro la benedizione e la gloria e la sapienza e le azioni di grazie e l'onore e la potenza e la forza nei secoli dei secoli. Amen. E uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi Questi che sono vestiti di vesti bianche, chi sono d'essi e d'onde sono venuti? Io gli risposi Signore mio, tu lo sai ed egli mi disse Essi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio e li servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono spiegherà su loro la sua tenda. Non avranno più fame e non avranno più sete. Non li colpirà più il sole, né alcuna arsura. Perché l'agnello che è in mezzo al trono li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. Capitolo 8. E quando l'agnello ebbe aperto il settimo suggello si fece silenzio nel cielo per circa lo spazio di mezz'ora. E io vidi i sette angeli che stanno in piedi davanti a Dio e furono date loro sette trombe. E un altro angelo venne e si fermò presso l'altare avendo un turibulo d'oro e gli furono dati molti profumi affinché li unisse alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che era davanti al trono. E il fumo dei profumi, unendosi alle preghiere dei santi, salì dalla mano dell'angelo al cospetto di Dio. Poi l'angelo prese il turibolo e lo empì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra. E ne seguirono tuoni e voci e lampi e un terremoto. E i sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare. E il primo suonò e vi fu grandine e fuoco mescolati con sangue che furono gettati sulla terra e la terza parte della terra fu arsa e la terza parte degli alberi fu arsa ed ogni erba verde fu arsa poi suonò il secondo angelo e una massa simile ad una grande montagna ardente fu gettata nel mare e la terza parte del mare divenne sangue e la terza parte delle creature viventi che erano nel mare morì e la terza parte delle navi perì poi sonò il terzo angelo e cadde dal cielo una grande stella ardente, come una torcia, e cadde sulla terza parte dei fiumi e sulle fonti delle acque il nome della stella è Assenzio e la terza parte delle acque divenne Assenzio e molti uomini morirono a cagione di quelle acque perché erano divenute amare. Poi suonò il quarto angelo, e la terza parte del sole fu colpita, e la terza parte della luna, e la terza parte delle stelle, affinché la loro terza parte si oscurasse, e il giorno non risplendesse per la sua terza parte, e lo stesso avvenisse della notte e guardai e udii un'aquila che volava in mezzo al cielo e diceva con grande voce guai, guai, guai a quelli che abitano sulla terra a cagione degli altri suoni di tromba e dei tre angeli che debbono ancora suonare capitolo 9 poi suonò il quinto angelo e io vidi una stella caduta dal cielo sulla terra e adesso fu data la chiave del pozzo dell'abisso, ed egli aprì il pozzo dell'abisso, e dal pozzo salì un fumo simile al fumo di una grande fornace, e il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo. E dal fumo uscirono sulla terra delle locuste, e fu dato loro un potere pari al potere che hanno gli scorpioni della terra e fu loro detto di non danneggiare l'erba della terra né alcuna verdura né albero alcuno ma soltanto gli uomini che non avevano il suggello di dio in fronte e fu loro dato non di ucciderli ma di tormentarli per cinque mesi e il tormento che cagionavano era come quello prodotto da uno scorpione quando ferisce un uomo e in quei giorni gli uomini cercheranno la morte e non la troveranno, e desidereranno di morire, e la morte fuggirà da loro. E nella forma le locuste erano simili a cavalli pronti alla guerra, e sulle teste avevano come delle corone simili ad oro, e le loro facce erano come facce di uomini, e avevano dei capelli come capelli di donne, e i denti erano come denti di leone, e avevano degli usberghi come usberghi di ferro, e il rumore delle loro ali era come il rumore di carri tirati da molti cavalli correnti alla battaglia. E Avevano delle code come quelle degli scorpioni e degli aculei, e nelle code stava il loro potere di danneggiare gli uomini per cinque mesi. E avevano come re sopra di loro l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollion. Il primo guaio è passato, ecco vengono ancora due guai dopo queste cose. Poi il sesto angelo suonò. E io di una voce dalle quattro corna dell'altare d'oro che era davanti a Dio, la quale diceva al sesto angelo che aveva la tromba, sciogli i quattro angeli che sono legati sul grande fiume Eofrate. E furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora e per quel giorno e mese e anno per uccidere la terza parte degli uomini. E il numero degli eserciti della cavalleria era di venti migliaia di decine di migliaia. E udì il loro numero. Ed ecco come mi apparvero nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano. Avevano degli usberghi di fuoco, di giacinto e di zolfo. E le teste dei cavalli erano come teste di leoni. E dalle loro bocche uscivano fuoco e fumo e zolfo. Da queste tre piaghe, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalle loro bocche fu uccisa la terza parte degli uomini, perché il potere dei cavalli era nella loro bocca e nelle loro code, poiché le loro code erano simili a serpenti e avevano delle teste e con esse danneggiavano. E il resto degli uomini che non furono uccisi da queste piaghe non si ravvidero delle opere delle loro mani, sì da non adorare più i demoni e gli idoli d'oro e d'argento e di rame e di pietra e di legno, i quali non possono né vedere, né udire, né camminare, e non si ravvidero dei loro omicidi, né delle loro malie, né delle loro fornicazioni, né dei loro furti. Capitolo 10. Poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo, avvolto in una nuvola. Sopra il suo capo era l'arco baleno, la sua faccia era come il sole e i suoi piedi come colonne di fuoco, e aveva in mano un libretto aperto ed egli posò il suo piede destro sul mare e il sinistro sulla terra. E gridò con grande voce nel modo che rugge il leone, e quando ebbe gridato i sette tuoni fecero udire le loro voci. E quando i sette tuoni ebbero fatto udire le loro voci, io stavo per scrivere, ma udì una voce dal cielo che mi disse Suggella le cose che i sette tuoni hanno proferite e non le scrivere. E l'angelo che io avevo veduto stare in piedi sul mare e sulla terra, levò la mano destra al cielo e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, il quale ha creato il cielo e le cose che sono in esso, e la terra e le cose che sono in essa, e il mare e le cose che sono in esso, che non ci sarebbe più indugio ma che nei giorni della voce del settimo angelo, quando egli sonerebbe, si compirebbe il mistero di Dio, secondo che egli ha annunziato ai suoi servitori i profeti. E la voce che io avevo udita dal cielo mi parlò di nuovo e disse, «Va, prendi il libro che è aperto in mano all'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra». E io andai dall'angelo dicendogli di darmi il libretto, ed egli mi disse, «Prendilo e divoralo». Esso sarà amaro alle tue viscere, ma in bocca ti sarà dolce come miele. Presi il libretto di mano all'angelo e lo divorai, e mi fu dolce in bocca come miele, ma quando lo ebbi divorato le mie viscere sentirono amarezza, e mi fu detto: bisogna che tu profetizzi di nuovo sopra molti popoli e nazioni e lingue e re. Capitolo 11 Poi mi fu data una canna simile a una verga, e mi fu detto, levati e misura il tempio di Dio e l'altare, e novera quelli che vi adorano, ma tralascia il cortile che è fuori del tempio, e non lo misurare, perché esso è stato dato ai gentili, e questi calpesteranno la santa città per quarantadue mesi. E io darò ai miei due testimoni di profetare, ed essi profeteranno per 1260 giorni vestiti di cilicio questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno nel cospetto del Signore della terra e se qualcuno li vuole offendere esce dalla loro bocca un fuoco che divora i loro nemici e se qualcuno li vuole offendere bisogna che egli sia ucciso in questa maniera essi hanno il potere di chiudere il cielo onde non cada pioggia durante i giorni della loro profezia, e hanno potestà sulle acque di convertirle in sangue, potestà di percuotere la terra di qualunque piaga quante volte vorranno, e quando avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso muoverà loro guerra e li vincerà e li ucciderà e i loro corpi morti giaceranno sulla piazza della grande città che spiritualmente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il Signore loro è stato crocifisso e gli uomini dei vari popoli e tribù e lingue e nazioni vedranno i loro corpi morti per tre giorni e mezzo e non lasceranno che i loro corpi morti siano posti in un sepolcro, e gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno festa e si manderanno regali gli uni agli altri, perché questi due profeti avranno tormentati gli abitanti della terra. E in capo ai tre giorni e mezzo uno spirito di vita procedente da Dio entrò in loro, ed essi si drizzarono in piedi e grande spavento cadde su quelli che li videro. Ed essi udirono una grande voce dal cielo che diceva loro, salite qua. Ed essi salirono al cielo nella nuvola e i loro nemici li videro. E in quell'ora si fece un grande terremoto e la decima parte della città cadde e settemila persone furono uccise nel terremoto e il rimanente fu spaventato e dette gloria all'iddio del cielo». Il secondo guaio è passato ed ecco il terzo guaio verrà tosto. Ed il settimo angelo suonò e si fecero gran voci nel cielo che dicevano il regno del mondo è venuto ad essere del Signore nostro e del suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli. E i ventiquattro anziani seduti nel cospetto di Dio sui loro troni si gettarono giù sulle loro facce e adorarono il Dio dicendo noi ti ringraziamo, o oh Signore, il Dio Onnipotente che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere ed hai assunto il regno. Le nazioni si erano adirate, ma l'ira tua è giunta ed è giunto il tempo di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servitori, i profeti, ed ai santi, ed a quelli che temono il tuo nome, e piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. E il tempio di Dio che è nel cielo fu aperto e si vide nel suo tempio l'arca del suo patto e vi furono lampi e voci e tuoni e un terremoto ed una forte gragnola. Capitolo 12. Poi apparve un grande segno nel cielo, una donna rivestita del sole con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di dodici stelle. Ella era incinta e gridava nelle doglie tormentose del parto. E apparve un altro segno nel cielo, ed ecco un grande dragone rosso che aveva sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi. E la sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le gettò sulla terra. E il dragone si fermò davanti alla donna che stava per partorire, al fine di divorarne il figliuolo quando l'avrebbe partorito. Ed ella partorì un figliuolo maschio, che ha da reggere tutte le nazioni con verga di ferro, e il figliuolo di lei fu rapito presso a Dio ed al suo trono. E la donna fuggì nel deserto, dove a un luogo preparato da Dio, affinché vi sia nutrita per 1260 giorni. E vi fu battaglia in cielo. Michele e i suoi angeli combatterono col dragone, e il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e il luogo loro non fu più trovato nel cielo e il grande dragone, il serpente antico che è chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati gli angeli suoi. E io udii una gran voce nel cielo che diceva ora è venuta la salvezza e la potenza ed il regno dell'Iddio nostro e la potestà del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, che li accusava dinanzi all'Iddio nostro giorno e notte. Ma essi l'hanno vinto a cagione del sangue dell'agnello e a cagione della parola della loro testimonianza. E non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è disceso a voi con grande furore, sapendo di non avere che breve tempo. E quando il dragone si vide gettato sulla terra, Perseguitò la donna che aveva partorito il figliuolo maschio, ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo dove è nutrita un tempo, dei tempi e la metà di un tempo lungi dalla presenza del serpente. E il serpente gettò dalla sua bocca, dietro alla donna, dell'acqua a guisa di fiume per farla portare via dalla fiumana. Ma la terra soccorse la donna, e la terra aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla propria bocca. E il dragone si attirò contro la donna e andò a fare guerra col rimanente della progenie di essa, che serba i comandamenti di Dio e ritiene la testimonianza di Gesù. E si fermò sulla riva del mare. Capitolo 13. E vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, e sulle corna dieci diademi e sulle teste nomi di bestemmia. E la bestia che io vidi era simile a un leopardo, e i suoi piedi erano come di orso, e la sua bocca come bocca di leone. E il dragone le diede la propria potestà e il proprio trono e grande potestà. E io vidi una delle sue teste come ferita a morte e la sua piaga mortale fu sanata e tutta la terra maravigliata andò dietro alla bestia e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia e adorarono la bestia, dicendo chi è simile alla bestia e chi può guerreggiare con lei? E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu data potestà di agire per quarantadue mesi. Ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome e il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. E le fu dato di fare guerra ai santi e di vincerli, e le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione, e tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fino dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, l'adoreranno. Se uno ha orecchio ascolti, se uno mena in cattività andrà in cattività, se uno uccide con la spada bisogna che sia ucciso con la spada. Qui sta la costanza e la fede dei santi. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra ed aveva due corna come quelle di un agnello, ma parlava come un dragone, ed esercitava tutta la potestà della prima bestia alla sua presenza, e faceva sì che la terra e quelli che abitano in essa adorassero la prima bestia la cui piaga mortale era stata sanata e operava grandi segni fino a fare scendere del fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini, e seduceva quelli che abitavano sulla terra coi segni che le era dato di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Ed le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia onde l'immagine della bestia parlasse e facesse sì che tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi. E faceva sì che a tutti piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi fosse posto un marchio sulla mano destra o sulla fronte e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi avesse il marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza, chi ha intendimento conti il numero della bestia poiché è numero d'uomo e il suo numero è 666. Capitolo 14 poi vidi ed ecco l'agnello che stava in piedi sul monte Sion e con lui erano centoquarantaquattromila persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulle loro fronti e udì una voce dal cielo come rumore di molte acque e come rumore di grande tuono e la voce che udì era come il suono prodotto da arpisti che suonavano le loro arpe e, e cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti alle quattro creature viventi ed agli anziani e nessuno poteva imparare il cantico se non quei 144.000 i quali sono stati riscattati dalla terra essi sono quelli che non si sono contaminati con donne poiché sono vergini essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada essi sono stati riscattati di fra gli uomini per essere primizie a Dio e dall'agnello e nella bocca loro non è stata trovata menzogna. Sono irreprensibili. Ed ora... Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante l'Evangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra e ad ogni nazione e tribù e lingua e popolo. E diceva con grande voce. Temete il Dio e dategli gloria poiché l'ora del suo giudizio è venuta, e adorate colui che ha fatto il cielo e la terra e il mare e le fonti delle acque. Poi un altro, un secondo angelo, seguì dicendo, Caduta, caduta è Babilonia la grande che ha fatto bere a tutte le nazioni del vino dell'ira della sua fornicazione. E un altro, un terzo angelo tenne dietro a quelli dicendo con grande voce: Se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, berrà anch'egli del vino dell'ira di Dio mesciuto puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'Agnello. E il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udì una voce dal cielo che diceva, scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. E vidi ed ecco una nuvola bianca, e sulla nuvola assiso uno simile ad un figliuolo d'uomo che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce tagliente. Ed un altro angelo uscì dal Tempio gridando con grande voce a colui che sedeva sulla nuvola. Metti mano alla tua falce e mieti, poiché l'ora di mietere è giunta, perché la messe della terra è ben matura. E colui che sedeva sulla nuvola lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta. E un altro angelo uscì dal tempio che è nel cielo, avendo anch'egli una falce tagliente. E un altro angelo che aveva potestà sul fuoco uscì dall'altare e gridò con grande voce a quello che aveva la falce tagliente, dicendo Metti mano alla tua falce tagliente e vendemmi ai grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature. E l'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò le uve nel grande tino dell'ira di Dio. E il tino fu calcato fuori della città. E dal tino uscì del sangue che giungeva fino ai freni dei cavalli per una distesa di seicento stadi. Capitolo quindici poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso sette angeli che avevano sette piaghe, le ultime poiché con esse si compie lira di Dio. E vidi come un mare di vetro e di fuoco, e quelli che avevano ottenuta vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome, i quali stavano in piedi sul mare di vetro avendo delle arpe di Dio, e cantavano il cantico di Mosè, servitore di Dio, e il cantico dell'agnello dicendo. Grandi e meravigliose sono le tue opere, o oh Signore il Dio onnipotente, giuste e veraci sono le tue vie, o oh Re delle nazioni. Chi non temerà, o oh Signore, e chi non glorificherà il Tuo nome, poiché tu solo sei santo, e tutte le nazioni verranno e adoreranno nel Tuo cospetto, poiché i Tuoi giudizi sono stati manifestati. E dopo queste cose vidi e il tempio del tabernacolo della testimonianza fu aperto nel cielo, e i sette angeli che recavano le sette piaghe uscirono dal tempio vestiti di lino puro e risplendente e col petto cinto di cinture d'oro. E una delle quattro creature viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro piene dell'ira di Dio, il quale vive nei secoli dei secoli. E il tempio fu ripieno di fumo a cagione della gloria di Dio e della sua potenza. E nessuno poteva entrare nel tempio finché fossero compiute le sette piaghe dei sette angeli. .Capitolo 16 e udì una gran voce dal Tempio che diceva ai sette angeli, andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. E il primo andò e versò la sua coppa sulla terra. E un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare ed esso divenne sangue come di morto, ed ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle fonti delle acque, e le acque diventarono sangue. E udì l'angelo delle acque che diceva, Sei giusto tu che sei e che eri, tu il santo, per avere così giudicato. Hanno sparso il sangue dei santi e dei profeti e tu hai dato loro a bere del sangue, essi ne sono degni. E udì l'altare che diceva, Sì, o oh Signore e Dio onnipotente, i tuoi giudizi sono veraci e giusti. Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole. E al sole fu dato di bruciare gli uomini col fuoco. E gli uomini furono arsi dal grande calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha la potestà su queste piaghe. E non si ravvidero per dargli gloria. Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia e il regno di essa divenne tenebroso e gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiarono il Dio del cielo a motivo dei loro dolori e delle loro ulceri e non si ravvidero delle loro opere. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul grande fiume Eufrate e l'acqua ne fu asciugata affinché fosse preparata la via ai re che vengono dal levante. E vidi uscire dalla bocca del dragone e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi simili a rane. Perché sono spiriti di demoni che fanno dei segni e si recano dai re di tutto il mondo per radunarli per la battaglia del grande giorno dell'Iddio onnipotente. Ecco, io vengo come un ladro, beato colui che veglia e serba le sue vesti, onde non cammini ignudo e non si vedano le sue vergogne. Ed essi li radunarono nel luogo che si chiama in ebraico Armageddon. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria, e una grande voce uscì dal tempio, dal trono, dicendo È fatto. E si fecero lampi e voci e tuoni, e ci fu un grande terremoto, tale che da quando gli uomini sono stati sulla terra non si ebbe mai terremoto così grande e così forte e la grande città fu divisa in tre parti e le città delle nazioni caddero e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle il calice del vino del furore dell'ira sua ed ogni isola fuggì e i monti non furono più trovati e cadde dal cielo sugli uomini una graniola grossa del peso di circa un talento e gli uomini bestemmiarono il Dio a motivo della piaga della Gragnola, perché la piaga di essa era grandissima. Capitolo 17 e uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e mi parlò dicendo: Vieni. Io ti mostrerò il giudizio della grande meretrice che siede su molte acque e con la quale hanno fornicato i re della terra, e gli abitanti della terra sono stati inebriati del vino delle sue fornicazioni. Ed egli nello spirito mi trasportò in un deserto, e io vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto, Piena di nomi di bestemmia e avente sette teste e dieci corna. E la donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. Aveva in mano un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondizie della sua fornicazione. E sulla fronte aveva scritto un nome: Mistero: Babilonia la Grande, la Madre delle Meretrici e delle Abominazioni della Terra. E vidi la donna ebra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. E quando la ebbi veduta mi meravigliai di grande meraviglia. E l'angelo mi disse, Perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia che la porta, la quale ha le sette teste e le dieci corna. La bestia che hai veduto era e non è, e deve salire dall'abisso e andare in perdizione. E quelli che abitano sulla terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo che la bestia era e non è e verrà di nuovo. Qui sta la mente che ha sapienza. Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede, e sono anche sette re. Cinque sono caduti, uno è e l'altro non è ancora venuto, e quando sarà venuto ha ad da durare poco. E la bestia che era e non è, è anch'essa un ottavo re, e viene dai sette e se ne va in perdizione. E le dieci corna che hai vedute sono dieci re, che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno podestà come re assieme alla bestia per un'ora. Costoro hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Costoro guerreggeranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e fedeli. Poi mi disse, le acque che hai vedute e sulle quali siede la Meretrice sono popoli e moltitudini e nazioni e lingue. E le dieci corna che hai vedute e la bestia odieranno la meretrice e la renderanno desolata e nuda, e mangeranno le sue carni e la consumeranno col fuoco, poiché Dio ha messo in cuore loro di eseguire il suo disegno e di avere un medesimo pensiero e di dare il loro regno alla bestia finché le parole di Dio siano adempiute. E la donna che hai veduta è la grande città che impera sui re della terra. Capitolo 18. E dopo queste cose vidi un altro angelo che scendeva dal cielo, il quale aveva grande potestà, e la terra fu illuminata dalla sua gloria. Ed egli gridò con voce potente, dicendo, Caduta, caduta è Babilonia la grande, ed è divenuta albergo di demoni, e ricetto d'ogni spirito immondo, e ricetto d'ogni uccello immondo e abominevole. Poiché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ira della sua fornicazione, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con la sua sfrenata lussuria. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate partecipi dei suoi peccati e non abbiate parte alle sue piaghe, poiché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle iniquità di lei. Rendetele il contraccambio di quello che ella vi ha fatto e rendetele al doppio la retribuzione delle sue opere. Nel calice in cui ha mesciuto ad altri mescetele il doppio». Quanto ella ha glorificato se stessa e ha lussureggiato, tanto datele di tormento e di cordoglio, poiché ella dice in cuor suo Io siedo regina e non sono vedova e non vedrò mai cordoglio, perciò in uno stesso giorno verranno le sue piaghe, mortalità e cordoglio e fame e sarà consumata dal fuoco, poiché potente è il Signore e Dio che l'ha giudicata e i re della terra che fornicavano e lussureggiavano con lei la piangeranno e faranno cordoglio per lei quando vedranno il fumo del suo incendio e standosene da lontano per tema del suo tormento diranno ai ai Babilonia la grande città la potente città il tuo giudizio è venuto in un momento i mercanti della terra piangeranno e faranno cordoglio per lei perché nessuno compera più le loro mercanzie, mercanzie d'oro, d'argento, di pietre preziose, di perle, di lino fino, di porpora, di seta, di scarlatto e ogni sorta di legno odoroso e ogni sorta d'oggetti d'avorio e ogni sorta d'oggetti di legno preziosissimo e di rame, di ferro e di marmo e la cannella e le essenze e i profumi. E gli unguenti, e l'incenso, e il vino, e l'olio, e il fior di farina, e il grano, e i buoi, e le pecore, e i cavalli, e i carri, e i corpi, e le anime d'uomini, e i frutti che l'anima tua appetiva se ne sono andati lungi da te, e tutte le cose delicate e sontuose sono perdute per te, e non si troveranno mai più. I mercanti di queste cose che sono stati arricchiti da lei se ne staranno da lungi per tema del suo tormento, piangendo e facendo cordoglio e dicendo: Ai, ai, la grande città che era vestita di lino fino e di porpora e di scarlatto e adorna d'oro e di pietre preziose e di perle, una cotanta ricchezza è stata devastata in un momento e tutti i piloti e tutti i naviganti e i marinai e quanti trafficano sul mare se ne staranno dal lungi e vedendo il fumo dell'incendio di essa esclameranno dicendo qual città era simile a questa grande città e si getteranno della polvere sul capo, e grideranno piangendo e facendo cordoglio e dicendo, ai, ai, la grande città nella quale tutti coloro che avevano navi in mare si erano arricchiti con la sua magnificenza, in un momento ella è stata ridotta in un deserto. Rallegrati di essa, o oh cielo, e voi santi ed apostoli e profeti, rallegratevi, poiché Dio giudicandola vi ha reso giustizia. Poi un potente angelo sollevò una pietra grossa come una grande macina e la gettò nel mare, dicendo così sarà con impeto precipitata Babilonia, la grande città, e non sarà più ritrovata, e in Te non sarà più udito suono di arpisti, né di musici, né di flautisti, né di suonatori di tromba ne sarà più trovato in te artefice alcuno d'arte qualsiasi, né sudrà più in te rumore di macina, e non rilucerà più in te lume di lampada, e non sudrà più in te voce di sposo e di sposa, perché i tuoi mercanti erano i principi della terra, perché tutte le nazioni sono state sedotte dalle tue malie, e in lei è stato trovato il sangue dei profeti e dei santi e di tutti quelli che sono stati uccisi sopra la terra. Capitolo diciannove Dopo queste cose udii come una grande voce d'una immensa moltitudine nel cielo che diceva «Alleluia, la salvazione e la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio, perché veraci e giusti sono i Suoi giudizi» poiché egli ha giudicata la grande meretrice che corrompeva la terra con la sua fornicazione e ha vendicato il sangue dei suoi servitori, ridomandandolo dalla mano di lei. E dissero una seconda volta, alleluia, il suo fumo sale per i secoli dei secoli, e i ventiquattro anziani e le quattro creature viventi si gettarono giù e adorarono il Dio che siede sul trono dicendo, Amen, Alleluia! e una voce partì dal trono dicendo lodate il nostro Dio voi tutti i Suoi servitori, voi che lo temete, piccoli e grandi. Poi udii come la voce di una grande moltitudine e come il suono di molte acque e come il rumore di forti tuoni che diceva Alleluia! poiché il Signore, il Dio nostro, l'Onnipotente, ha preso a regnare Rallegriamoci e giubiliamo e diamo a lui la gloria, poiché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata, e le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse, scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. E mi disse, queste sono le veraci parole di Dio. E io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ed egli mi disse guardati dal farlo, io sono tuo conservo e dei tuoi fratelli che servano la testimonianza di Gesù. Adora il Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace. Ed egli giudica e guerreggia con giustizia. E i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, e sul suo capo v'erano molti diademi, e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. E dalla bocca gli usciva una spada affilata per percuotere con essa le nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e calcherà il tino del vino dell'ardente ira dell'Onipotente Dio. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome, Re dei Re, Signore dei Signori. Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole ed egli gridò con grande voce dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo Venite adonatevi per il grande convito di Dio per mangiare carni di re e carni di capitani e carni di prodi e carni di cavalli e di cavalieri e carni d'ogni sorta d'uomini liberi e schiavi piccoli e grandi e vidi la bestia e i re della terra, e i loro eserciti radunati per muovere guerra a colui che cavalcava il cavallo e all'esercito suo. E la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto i miracoli davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Ambe due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo e il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo e tutti gli uccelli si satollarono delle loro carni. Capitolo 20. Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e aveva la chiave dell'abisso e una grande catena in mano ed egli afferrò il dragone il serpente antico che il diavolo è Satana e lo legò per mille anni, lo gettò nell'abisso che chiuse e suggellò sopra di lui, onde non seducesse più le nazioni finché fossero compiti i mille anni dopodiché egli ha da essere sciolto per un po' di tempo. Poi vidi dei troni e a coloro che vi sedettero fu dato il potere di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorata la bestia né la sua immagine, e non avevano preso il marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Ed essi tornarono in vita e regnarono con Cristo mille anni. Il rimanente dei morti non tornò in vita prima che fossero compiti i mille anni. Questa è la prima risurrezione. Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su loro non ha podestà la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui quei mille anni. E quando i mille anni saranno compiti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro canti della terra Gog e Magog, per adunarle per la battaglia. Il loro numero è come l'arena del mare. E salirono sulla distesa della terra e attorniarono il campo dei Santi e la città di Letta, ma dal cielo discese del fuoco e le divorò. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Poi vidi un grande trono bianco, e colui che vi sedeva sopra dalla cui presenza fuggirono terra e cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono. E i libri furono aperti. E un altro libro fu aperto, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le opere loro. E il mare rese i morti che erano in esso. E la morte e l'ades resero i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. E la morte e l'ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Capitolo 21. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme scendere giù dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal trono che diceva Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più, né ci sarà più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse, ecco io fo ogni cosa nuova, e aggiunse, scrivi perché queste parole sono fedeli e veraci. Poi mi disse, è compiuto. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose, e io gli sarò Dio ed egli mi sarà figliuolo. Ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. E venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle sette ultime piaghe, e parlò con me, dicendo: Vieni, e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello, e mi trasportò in ispirito su di una grande ed alta montagna e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso a Dio, avendo la gloria di Dio. Il suo luminare era simile a una pietra preziosissima a guisa di una pietra di diaspro cristallino. Aveva un muro grande ed alto, aveva dodici porte e alle porte dodici angeli, e sulle porte erano scritti dei nomi che sono quelli delle dodici tribù dei figliuoli di Israele. A oriente c'erano tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e ad occidente tre porte. E il muro della città aveva dodici fondamenti e su quelli stavano i dodici nomi dei dodici apostoli dell'agnello. E colui che parlava con me aveva una misura, una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e il suo muro. E la città era quadrangolare e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna, ed erano dodicimila stadi, la sua lunghezza, la sua larghezza e la sua altezza erano uguali. Ne misurò anche il muro, ed era di centoquarantaquattro cubiti a misura d'uomo, cioè di angelo. Il muro era costruito di diaspro e la città era di oro puro, simile a vetro puro. I fondamenti del muro della città erano adorni di ogni maniera di pietre preziose. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. E le dodici porte erano dodici perle, e ognuna delle porte era fatta di una perla, e la piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente. E non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore Dio l'Onnipotente e l'Agnello sono il Suo Tempio. E la città non ha bisogno di sole né di luna che risplendano in lei, perché la illumina la gloria di Dio e l'agnello è il suo luminare. E le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria. E le sue porte non saranno mai chiuse di giorno, la notte qui vi non sarà più, e in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. E niente di immondo e nessuno che commetta abominazioni o falsità vi entreranno, ma quelli soltanto che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Capitolo 22. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che procedeva dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e ambo i lati del fiume stava l'albero della vita, che dà dodici raccolti e porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. E non ci sarà più alcuna cosa maledetta, ed in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servitori gli serviranno, ed essi vedranno la sua faccia e avranno in fronte il suo nome» e non ci sarà più notte ed essi non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole perché lì illuminerà il Signore e il Dio ed essi regneranno nei secoli dei secoli Poi mi disse Queste parole sono fedeli e veraci e il Signore l'Iddio degli spiriti dei profeti ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servitori le cose che debbono avvenire in breve. Ecco, io vengo tosto, beato chi serba le parole della profezia di questo libro. E io, Giovanni, sono quello che udì e vidi queste cose. E quando le ebbi udite e vedute, mi prostrai per adorare ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrate queste cose ma egli mi disse guardati dal farlo io sono tuo conservo e dei tuoi fratelli i profeti e di quelli che servano le parole di questo libro adora il Dio. poi mi disse non suggellare le parole della profezia di questo libro perché il tempo è vicino chi è ingiusto sia ingiusto ancora, chi è contaminato si contamini ancora, e chi è giusto pratichi ancora la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora. Ecco, io vengo tosto, e il mio premio è con me per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la progenie di Davide, la lucente stella matutina. E lo spirito e la sposa dicono, vieni, e chi ode dica, vieni, e chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io lo dichiaro a ognuno che ode le parole della profezia di questo libro. Se alcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali le piaghe descritte in questo libro. E se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, il Dio gli torrà la sua parte dell'albero della vita e della santa città delle cose scritte in questo libro. Colui che attesta queste cose dice, sì, vengo tosto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù. Sia con tutti.